Mister Indiani, allora, un pareggio amaro, una brutta prestazione, un'altra delusione. Ma pareggio amaro, brutta prestazione, no, brutta prestazione perché abbiamo pareggiato, non, brutta prestazione non direi, pareggio amarissimo, amarissimo, amarissimo. Non c'era nessun sentore a quel punto si potesse pareggiare la partita, anzi abbiamo fallito il raddoppio in diverse occasioni. Calcio è questo, calcio è questo. La squadra non riesce a chiudere la gara, anche oggi l'inizio era stato bellissimo, ci doveva essere il doppio vantaggio. Non riesce a chiuderle mai e prima o poi ci mette un errore, degli errori fondamentali, come quello di oggi. Peccato, peccato davvero. Anche vero che purtroppo loro hanno avuto veramente tante occasioni per pareggiare, quindi. Nel primo tempo sì, il primo tempo hanno avuto però l'inizio di gara, poteva essere 2-3-0 senza che loro avessero avuto un'occasione, mi sembra. L'occasione di Gucci solo davanti al portiere mi sembra era 1-0 con nessuna occasione loro, quando ha fatto il pallonetto e è andato sul tetto della traversa. Però dicevo alla distanza, è che alla distanza in secondo tempo non c'era sentore che potessero pareggiare, anzi abbiamo sbagliato noi 2-0 due o tre volte mi sembra. Così, e poi fai un errore di genere, perdi una palla in uscita incredibile, poi dall'angolo successivo prendi il pari. C'è amarezza, c'è un breve dubbio. Ma la squadra mister, dopo la prestazione di oggi, di che cosa ha bisogno secondo lei? Perché è sembrata in difficoltà anche nella gestione della partita. È vero che rischiava poco, però non dava più la sensazione di essere sicura una squadra come era qualche tempo fa, no? È così? Qui si parla allora di quanto? Nemmeno 15 giorni fa a Piancastagnaio, allora che parliamo? La partita domenica scorsa è stata pazzesca. È stato come si dice, nell'arco un campionato quei momenti e a perdere la partita domenica scorsa psicologicamente è stata una grossa mazzata. Oggi all'inizio sembrava si fosse superata perché abbiamo iniziato la partita benissimo, dando un vantaggio. Poi alla distanza sicuramente sono venute fuori le paure di non farcela portarla a fondo. E questo è il punto. Più preoccupato del fatto che l'Arezzo continua a creare tanto e a segnare poco, oppure mister che un golletto in qualche maniera, sporco o meno sporco, la squadra lo prende sempre. Continuiamo a concretizzare poco e rispetto all'inizio del campionato non prendevamo mai gol, ora prima o poi in qualche maniera ci mettiamo sempre qualche errore importante, fondamentale e prendiamo gol. È così, è così. Non mi riesce a capire, cioè si prendesse con contropiede perché tatticamente siamo messi male, anche oggi tutti lì, che si deve fare? Ci sembrava che la partita fosse in totale controllo. Boh. Andiamo avanti. Mercoledì c'è il Poggi Bonsi, mister, no? Come rimettere insieme dal punto di vista mentale la squadra? Perché poi è una partita che potrebbe comunque far girare bene la squadra alla fine del girone di andata. È una partita importante, una partita importante. Dobbiamo questi 2 giorni riarriare le pile. Andare su moralmente, andare avanti lo stesso, c'è nulla da fare. Oggi è finita, mercoledì ce n'è un'altra. È chiaro, oggi c'è il rammarico grosso, c'è un breve dubbio perché pensavamo di avercela fatta a quel punto. E invece dobbiamo chiudere la parentesi e ripartire. E mercoledì tirar fuori una grossa prestazione. Altrimenti, credo che mercoledì sia. La partita spartiacque, veramente.